stanotte devo fare il guardiano della pizzeria di Five Nights at Freddy's. Mi sembra un posto bellissimo. Che cosa potrebbe andare storto? Ah, quando avremo finito con questo posto, non rimarrà neanche una fettina di pizza! Puoi dirlo forte, my friend, ce la mangiamo! La finiremo tutta! La capricciosa è mia, cavolo! Non so se fanno la capricciosa, perché questa è una pizzeria tipo americana, fanno tipo pepperoni pizza. Mi piace anche quella a me. Buona anche quella, chissà perché, poi perché chiamano i pepperoni il salame, ma guarda, non lo capirò mai. Buongiorno, però è strano che non ci sia nessuno, no? Cioè, meglio più pizza per noi, Lion, non essere negativo. Camerieri? Effettivamente, ci sono tante torte, però se non ci serve nessuno, come facciamo a mangiare? Avremmo fame. Oh, ma che bei pupazzi che ci sono qui. Magari sono loro i camerieri. Mamma mia, portatemi della pizza, per favore. Io vorrei ordinare una pepperoni bella grande. Non voglio che cantiate. Mi raccomando, non ci interessano le canzoni. Aspettate un attimo però. Aspettatemi qui un secondo, perché mi ricordo un attimo che avevo visto una cosa qui. Allora, questo è un bel problema, eh. Allora, amici, quando ci sono i problemi, gli amici poi ti furano la bici. Sempre così succede, è una cosa terribile. Mi sono ricordato che oggi è il mio turno di fare il guardiano notturno in questa pizzeria. Mannaggia, che è stato? Mannaggia la miseria, chi mai se lo sarebbe immaginato? Quindi oggi non si pizza, ma invece si guarda. Si fa i guardoni, va bene, mi sta bene. Del resto io non ho mica paura, cioè sono uno che è ferrato, coraggioso, possente. Certo che però se non fossi da solo magari sarebbe anche meglio. Aspetta un attimo, ma questi non erano tre una volta? Che cosa mai è successo? Perché prima ce n'era uno blu e adesso quello blu non c'è più. Me lo vuoi spiegare tu, orso blutto? No, stai spento. Lion, ma allora tu sei qui? Ma io sono arrivato alla festa di compleanno e non c'era nessuno. La mia festa di compleanno era questa qui. Beh, lì, però poi mi sono ricordato che oggi la pizzeria è spenta e devo fare il guardiano notturno. Vuoi fare il guardiano notturno insieme a me? Ma non è pericoloso, vero? No proprio. Niente. Vabbè, finché sto con te sono contento. Sì, no, tu stai tranquillo perché non si muore, cioè, è proprio tranquillo. Ma poi perché ci sono tutte ste ragnatele, sono orrende? Perché sono bellissime, sono ghirlande di fiori bellissime per la festa, no? Vedi che sono tutte stelline. Ma ballano le luci. Quello è un problema, perché effettivamente potrebbe voler dire che qualcosa ti sta venendo a ammazzare. Però non ti preoccupare, perché finché sei con me devi stare tranquillo. Ancora è presto. Ma tanto, allora, fare il guardiano notturno non è anche un po' noioso? Cioè, non succede mai nulla. Tranquillo, allora perché ti spiego. Perché è meglio. Allora, ti spiego un po' come funziona qui dentro. Praticamente, meno male che ci sei tu, perché altrimenti mi toccava stare da solo e io non volevo stare da solo. No, tranquillo, guarda, io sono molto di compagnia. Meno male, tieni, guarda, ti do questo piccolo baton, così se arriva qualcosa bello di brutto questo. Puoi batonarla, la torcia me la tengo anche io, perché potrebbe finire. Anche la pizza è buonissima. Sì, però devi stare un po' in guardia, perché devi sapere che in questo posto la notte si svegliano tutti quei mostri e ti entrano in ogni pertugio che tu possa immaginare di possedere. Cosa? Sì. No! Oh. Non dire queste cose! Senta delle voci! Anna, ragazzi! Vieni dentro, Anna! Mio Dio, ma che è successo? Giustamente. Io sono stata la prima ad arrivare, volevo prendere il posto. Dove è il mio regalo? La mia festa di compleanno, regalo. Allora io l'avevo messo sul tavolo dei regali, sì, no? Ti ricordi? Regalo. Però poi vedevo che non arrivava nessuno. Sono andata in bagno e a un certo punto erano spariti tutti. Non ci posso. Anche che il regalo, regalo lo devo andare a cercare. Aspettatemi qua. Sul tavolo dei regali. Ci vado io a cercare il regalo. Voi rimanete qui, state in guardia che potrebbe succedere. Ricordatevi, dalle 3 del mattino in avanti gli animatronics batostano, ok? Quindi state lì, non fate il casino. Io mi chiedo dentro, non ti preoccupare. Allora, regalo, dov'è il mio regalo? Mario, sei il mio regalo? Guarda i bagni, ho trovato i bagni finalmente, che bello! Ciao. Sì, però aspetta, no, non andare in bagno, perché c'è quello lì che è molto pericoloso. Aspetta. Ma non è solo un personaggino! Lo illumino con la luce, così ci assicuriamo che sia spento. Aspetta, gli flasho gli occhi, vediamo un po'. Opla! Mi ha ciulato la pezzo come di maglia! Mi ha fregato la che è successo? Meno male che ne ho un'altra. Cagnolone, sei sveglio? Voi cosa ci fate qui, Bebop? Allontanatevi, fuori dai bagni, non è il momento. Perché non è il momento? Cosa c'è qualcuno dentro nei bagni? Voglio controllare. E qual è il momento? Occupato? Bebop. Vediamo se c'è qualcuno. Non c'è nessuno nei bagni. Perché non ci possiamo entrare? Fammi controllare ma l'altro. Ma ci ficco proprio io nel bagno. Attento però, non tocchiamolo. Uscite perché... da qui, basta! No, fermo. Ehi, non
non ti muovere. Fammi andare dove voglio andare. Non è mica vietato muoversi qua dentro, eh. Vieni Mario, puoi entrare anche tu. Ma io ho paura, passa a fianco a sto coso. Allora, ti dico la verità, per il momento è innocuo. Lui si chiama Doug, è un bel cagnolone. Bravo cagnolone, bravo. Sono io Doug, sì, bravo Doug. Cagnolone. È imbarazzante un pochino, eh. Però cosa ci vuoi fare, sono i primi modelli. Questi erano ancora, come si dice, indietro. Quindi. Sì, infatti è buggato, se vedi. Vedi, guarda, eh. 5x5, bug 89. Ecco, vedi, è rotto. Schifo allora, sì. E qual è il colore del tuo pelo, Doug? Colore del pelo, eh? Verde, verde, vedi? Acqua marina. Sa un cazzo, è stupidissimo, cioè, poverino. E l'acqua, di che colore è l'acqua, Doug? L'acqua, acqua. Colore del cielo, beh, verde. Questo è giù, no, allora è rotto. Vabbè. Ha sbagliato proprio all'ultimo. Però purtroppo il mio compito è guardarli, quindi io devo stare qui. Anzi, ti potrei chiedere un favore. Perché non gli dai un'occhiata mentre io faccio il giro di Roma? Rimango qua, guardami. Sì, perché mi sembra molto attivo rispetto al solito. Dovrebbe dormire, invece lo vedo bello sveglio. E questa cosa mi preoccupa un pochino. Ma non c'è un interruttore, qualcosa? Non conviene cercarlo, perché potresti acchiappare la leva sbagliata. Vado a cercare se c'è qualcos'altro in giro di sveglio, eh. Tu resta lì e non ti preoccupare. Allora, parts and se. Che bello che sei, Golden Bunny. Mi piaci, ti do un bacino. Però sei spento almeno tu, mi fa piacere questo. Mario è tutto che... ecco, lo sapevo. Porca mi sei stato ciulato. Vedi, sempre succedono queste cose qua, eh. Non si può stare tranquilli un attimo. Meno male che io non ho paura, anzi, ho una canzone nel cuore. Fammi usare un po' le mie telecamere, vediamo se si vede qualcuno dalle telecamere. Qua non c'è nessuno. Qua non c'è nessuno. Ah, c'è nessuno da nessuna parte. Ah, quelli sul palco sono tornati però, eh. Tutti e tre vicini, uno a fianco all'altro. Bravi, bravi. Ah, sei tornato? Ciao Lion, ero qui in bagno, ma ho sentito parlare qui fuori, ma non mi avete visto? No. Ero lì. C'era un cagnolone simpaticissimo, guarda, assomigliava pure, era intelligente quanto te. Una roba bellissima. Grazie, complimento, sì, fantastico. Sì, sì, sì. Era molto ma bello. Ma gli altri sono arrivati? È arrivato Mario e gli ho detto di stare qua. Dov'è? È stato ciulato dal cagnolone, non so. Ti abbiamo fatto il regalo insieme, lo portava lui, te l'ha dato? No, infatti è questo ma che mi fa arrabbiare. Ma ce l'han ciulato, ci han ciulato tutti i regali, infatti io sto andando un po' in giro. Poi mi sono anche ricordato che dovevo lavorare qui stanotte, quindi è stata un po' una coincidenza strana, effettivamente. Ma come lavorare? Sì, è il mio lavoro, io sto qui, faccio la guardia alla pizzeria e... anzi, ti potrei dare un incarico se puoi, visto che Mario non è capace. Ma cosa che faccia? Mi stai qui a controllare questa stanza, devi vedere ma che... è spaventosa! Vedi questo qui, che non si animi, c'è anche Golden Freddy qui, sono pericolosi. Ti guardo io, l'ho visto. Se tu lo guardi, guarda, devi stare un po' lì al buio. È un po' pericoloso, però se no, stai lì buio. Dai, devi far solo le 5, saranno tipo le 2, l'una e mezzo. No. Stai sereno, va tutto bene, ancora 5 ore. Cosa vuoi dire? Sì, sì, tranquillo. Allora, Lion! Che è? Pronto? Ma dove sei? Ma quanto ci metti a tornare? Lion, dove sei? Tutto bene lì nell'ufficio, oddio, Anna? Oddio, che paura, ma che sei scena, pazzo? Scena. Ma che ne so, mi hai lasciato lì da solo, poi a un certo punto è sparito, sono rimasto da solo. Ah, anche lui? Ma porca, fammi venire a controllare, quel maledetto se n'è andato. Ma non ci posso che cagella. Ha detto tipo, Lion, un sacco che non torna, vado a controllare, non è più tornato. Ah, è stato gentile allora, voleva venire a vedere se stavo bene. Però non è mai venuto a cercare a me, quindi... appunto, ma tu hai trovato gli altri? Sì, ho trovato gli altri, hanno detto che anche a loro gli hanno ciulato i regali. Secondo me la vostra è tutta una scusa, perché non mi avete comprato niente e non volete dirmelo. Ecco la verità. Ti posso assicurare che il regalo che ti avevo fatto era veramente qualcosa di bellissimo. È la cosa che hai sempre sognato. Allora, facciamo così. Resta qui, sì. Va bene, io torno subito, devo fare un altro giro, perché è importante, mi pagano. Però devo lavorare bene, se no poi non mi chiamano più. È l'unico lavoro che trovo, perché ho fatto lo youtuber tutta la vita, non mi assume nessun altro, dicono che non è un lavoro vero, insomma tutto un pasticcio. Ma Bebop, bambino, vuoi giocare con me? Io sì, sono Foxy. Bebop. Allora non voglio giocare con te, ma soprattutto tu dovresti essere fermo nella tenda. Perché sei uscito, Foxy? Bebop. Bebop. Io mi ricordavo che questi animatronics erano più intelligenti e più paurosi di così, eh. Tu mi sembri un po' un cretino, sinceramente. Bebop, vuoi giocare con me, bambino? Vabbè, stanno anche bene. C'hanno un po' i denti lunghi, però a parte quello, mi sembrano tutto sommato in gamba. Sì, voglio giocare con te. Affermativo, voglio giocare a riporta la pizza. Vai a riportare pizza. Riporta la pizza. Ah, che bravo che è, però. Giocare con me nella mia tenda, Bebop. No, questo non lo voglio fare. Torna da solo nella tua tenda. Grazie per Bebop, il gioco. Tenda. Molto divertente. C'è anche Freddy in giro, però. Aspetta un po', perché non va mica bene. No, controllo regali. Madonna, controllo, regà. Ma ti sei ciulato i miei regali. Sono quelli i miei regali, hai Freddy. Hai ottenuto i regali, bambino? No, perché me li hai ciulati. Sono lì dietro. I regali, bambino? Me li hai presi tu. Sono quelli, li posso prendere. I regali, bambino? Me li
li hai ciulati, sono quelli lì dietro, me li posso riprendere io per favore? Non è prendi i regali, bambino. Sei sicuro? Non è che poi mi accoppi, eh? Prendo i regali, prendi eh? Prendi i regali, bambino. Non so perché, ma non mi fido a prendere i regali, bambino. Non so perché, perché bambino potrei... Bambino, non prendi i regali, li lascio lì per il momento, d'accordo? Dion! Oh? Sono qua dietro, mamma mia, è stato spaventosissimo. Scusa, puoi riarrivare un attimo, perché mi sono distratto un attimo. Vai, prego. Ah, Lion! Sono oddio, qui! Oddio, un animatronics bruttissimo, il peggiore di tutti. Sto mangiando una pizza, Lion, alla la mia storia, senti. Ah, è croccante. Però non avrai il tuo regalo. Ah, buona la pizza. Il mio regalo è lì, vedi, a fianco all'animatronics. Ma non è quello il tuo regalo, oh no? No, è in mezzo a quella catasta, però non me li fa prendere. Se vado vicino, no, dice... il tuo regalo ce l'ha stregato, quello che abbiamo fatto insieme, non te l'ha dato? Eh no, ma ha detto che l'ha appoggiato lì, è lì, è il mio regalo. Aspetta, prova da vicino. No, non andare lì. Posso prendere il regalo? Bambino, regalo? No, non lo voglio più. Insomma, ascolta, ho sentito stregato che urlava praticamente. Da dove l'hai sentito urlare? E da qua, senti che c'è sto rumore di porte? Sì, è vero. Non dovremmo seguirlo, secondo me. Eh beh, ma dobbiamo curiosare. No, non andare. Ciao, bambino, oh, vuoi no, la anche tua questa torta? Anche quella mi avevano comprato i miei amici. Infatti mi chiedevo giusto fuori dove dalla fosse... cucina, personale non autorizzato. Vuoi la tua torta? Sì, volevo la torta, infatti stavo personale entrando. Personale non porca autorizzato fuori dalla cucina. Cucina, vuoi la tua torta? Sto entrando a prenderla, è proprio buona, è proprio lì, infatti volevo... Non toccare la torta! Vuoi la tua torta? Ascolta, via, non andiamo, non io sapevo che gli animatronics di Five Nights at Freddy fossero pazzi, proprio pazzi. Però mio, non mi immaginavo sono più impazziti. Non ci dovevi portare qua per il tuo compleanno. Ma te non hai visto? Da qualche altra parte. Guarda, ce n'era una che adesso tra l'altro è sparita. Chissà dove è andata. E ti assomigliava. Stava dentro la tenda. Oh mio Dio, non ci credo. Faceva bambino, vuoi venire alla mia tenda? Lion, oh, Lion, chi è questo? Oddio. Non accettare la torta da nessuno. Sono pure cattivi qui. L'hai accettata la hai torta. Accettato la torta? No, ma non sì, dovevi. Come puoi negare una torta? Se lo sai la devi negare perché è pericoloso. Senti, ma Alex mi ha parlato di un regalo che dovrei ricevere, che e c'hai te l'ho tu. Appoggiato là. Ah, porca miseria, no, non li voglio era più. Era qui. Era in questo punto. Li hanno manomessi. C'è passato quell'orso strano. Dice: bambino, vuoi il tuo regalo, dobbiamo bambino? Dobbiamo andare a cercare il regalo io di Lion. Io non voglio entrare nella tenda. Io non voglio entrare nella tenda. Qui è eccessivo, tenda. Però. Cioè, questo è un incubo, amici. Anna, vieni, cos'è? Dove sta la tenda? Anna, non entrare Anna, nella tenda. Shh, Anna, nella calma. Tenda. Oh, Katy, taser, Cos'è? No, cos'è successo? Spiegami. Sono entrata nella tenda. C'era lui che diceva: vieni nella tenda. E non dovevi, no. Pensavo che avesse preso i regali, no, allora oh, no. Sono entrata. È tornato quello buggato dell'inizio. Quando sono tornato io accanto a voi, non li ho visti. Magari a lui i miei regali. Aspettate un attimo, vado a senti. Anche no, quello lì è terribile, porca miseria. Ok. Allora, bambino, vuoi entrare nella tenda? Entra nella tenda con quello in modo che guadagniamo dei minuti. Non okay. Entrare nella tenda con lei, dai. Io vado a parlare con quest'altro che è buggato. Allora, ciao, hai giovanotto. Sì, ciao, allora. Hai visto i miei regali, pacchi? Regali. Sono per caso questi? Quali? Quelli lì? No. Quello che ho qui in mano, questo qui? Sì, perché è tutto scassato adesso, me l'hai rotto. Porca. Perché ci sono seduto sopra, Bebop, errore. Sei un cretino, sei un imbecille, l'hai masticato. Porca miseria. No, no, Doug, no. Ridammi gli altri regali, ne hai sicuramente Bebop, qualche altro. Non ne ho altri, Bebop, li ha Freddy. Sono sicuro che dentro la pancia è pieno di regali, guarda, adesso Bebop. Ti squarto. Porca miseria, ti squarto. Regali, regali, rompere no, tutti. No, no, no. Regali. No, male. Rotto. È rotto, sì, rotto le balle perché mi rompi i regali. No, che cavolo, qua scassano tutti, però era pieno di pizza. Oh, Lion. No, Lion. No, è insopportabile mia. Questa notte, guarda, era che meglio da solo. Che cosa brutta, ma l'hai trovato il regalo? Sì, me l'ha mangiato un cane, animatronics. Ma come il cane, maledetto. E poi un orso lì che parla con la tua voce e faceva bambino, bambino. Oddio, madonna. Bebop, bambini, entrare nella mia tenda. Bebop. Ma non c'era stregato nella tua tenda? Dove non c'è più. No. Oh, che schifo, lo ha tutto sturato. Che schifo, tenda. Allora, se il mio orologio non va sbagliato, in teoria dovrebbero essere all'incirca le 3:30-4 del mattino. Questi cosi adesso si accendono e diventano aggressivi. Quindi bisogna stare in guardia, Mario. Io fossi in te, verrei con me e mi nasconderei. Vengo, corro, vieni, corro. Vieni, anzi. Oddio, guarda che c'è. Chi ha rubato la torta? Madonna mia, fammi No, ma siete terribili. Questi sono mostruosi, Mario. Meno male che siamo insieme, perché io da solo non ce la potevo fare. Siediti nella sedia prima che ti prenda un mancamento. Mi secco. Allora, adesso ti do un incarico. Da qui ci sono tutti i monitor per vedere le telecamere. Lion, apri, scusa, ti interrompo, apri, corri. No, non possiamo fidarci. Sono un animatronico schifoso. Controllo dalla telecamera, aspetta, vediamo subito. Lion, è importante.
Allora, fammi guardare, sto controllando, eccolo, lo vedo. Effettivamente lì fuori sembrerebbe a un occhio non attento sembrerebbe Stefano, effettivamente. Mario, chiedigli che cosa vuole, vediamo come si comporta. Che vuoi? Che vuoi? C'è un problema, è un problema. Quelli che là io mi ha fatto guardare sono tutti scappati. Ok, allora, Mario, digli, comunicagli che dietro di lui c'è un animatronix, anzi due. E lo vogliono segare, digli. Lo vogliono segare. Lo stanno segando, sto vedendo. Oddio. Oddio, Mario è finita per lui, porca miseria, non abbiamo fatto niente. Non abbiamo fatto proprio niente per lui, Non potevamo fare niente. No, potevamo, abbiamo solo scelto di pensare a noi. Senti, tu rimani qui e controlla le telecamere, io faccio un altro giro di rincognizione, resta qui. Ok, va tutto abbastanza bene comunque. Maledette regole, dovevo leggerle meglio, non so neanche che cosa sto facendo. Ti chiudo dentro, my friend. Va bene, grazie. Ok, con la torcia in mano e con una canzone nel cuore. Cosa c'è? No, quella più brutta di tutti. Metto le calde e ti esorcizzo. Vattene. Non accendo le calde, perché le accendi? Perché mi sembravi un mostro. Dovevi essere vicini, Lion. Sto impazzendo, si muove da tante. C'è uno che ti vuole far entrare nella tenda. E non esci più dalla tenda. Ma ci sei entrato anche tu nella sua tenda, scusa. Non sono entrato, però ho visto la carcassa di steccato. Steccato è entrato nella tenda, poverino. Ma era vivo ancora, perché io sentivo lamentarsi. Secondo me stava bene. Va bene, andiamolo a cercare, vieni, vediamo se troviamo qualcuno. No, non ci dobbiamo fidare di nessuno, dobbiamo uscirne. Dobbiamo scappare. Non possiamo, Alex, mi pagano. Cantiamo insieme. No, si è buggato, attento. Scappa, nasconditi. Non farti vedere. Ti possiede. Oh mio Dio, questi sono dei macachi sensualogeni. No, questo è un posto terribile, io non posso più affrontarlo. Decido di dare forfè. Chiamo il capo, dico non posso più lavorare qui dentro. Ci sono troppe cose strane. Gli animatronics dovrebbero ucciderti, non portarti nella tenda e amarti. Non voglio essere amato da un animatronics, preferisco tornarmene a casa. Ah, questa stanza è perfetta. Ah sì, me ne resterò qui al buio. Zitto, nessuno mai mi troverà. Sarò il più scaltro di tutti, il più silenzioso. Il guardiano fantasma mi chiameranno. E posso anche controllare tutto sotto occhio dalle telecamere. Ah sì, non c'è nessuno qui. Oddio, ho visto Freddy che entrava negli uffici. Chissà cosa sarà successo al povero Mario. Sarà stato avuto. Si muovono tutti qui. Sono tutti dei pazzi. Mi conviene fare qualcosa. Devo sterminarli tutti. La torta! La vuoi la torta? La vuoi la torta? La vuoi la torta? Viva per la tenda! Bambino, il regalino! Ok, allora accendo le candele e me ne rimango qua dentro. Secondo me è una scelta del tutto ragionevole. Proviamo a riaprire, magari sono andati via, no? Sicuramente, anzi. Premesso? Tanti auguri. Oddio. A te. Posso uscire? La vuoi la torta? A me no, perché no. Però posso fare una corsa all'ufficio. Bellissimo. La torta! Prima fine! No, qualcuno ha detto torta! Scappa, cretino! Sì, scappa! Madonna mia, scappa, stre! Come ci ho fatto della torta? No, stre! Chiudo, esci fuori, esci! Oddio, lo hanno avuto. Non c'era niente che potevo fare io, però ho fatto tutto quello che potevo, l'ho salvato. Ci ho proprio provato a salvarlo, ma si è fatto avere, colpa sua. È colpa sua, 99%. Ok, in teoria sono tipo le 5 del mattino, tra un'oretta finisce il mio turno, me ne posso tornare a casa, non vedo l'ora. Posso cacciarle però, magari allontanarli un pochino con il taser. Sparo, non ho paura di usare io. Apri questa porta! Ti prego! Vorrei, ma non funziona. Va bene, entra. Madonna mia, che brutto. Anche dall'altra parte. Non dobbiamo scappare da sta via. Non possiamo stare qui. La pizza non è buona, dai. No, la pizza sarebbe anche buona se non fosse che ci sono tutti sti mostri. Ma guarda, manca poco. Traverso. Lo so, quello è un problema perché ti ingozzi. Sei tipo le papere. 25, fa 25, non fa 89. Apri la porta. Ma regali. Corri, sono vuoti sti regali, te li sei ciulati. Pezzo di porco.
ferma, calma. Voglio rimanere qui. Allora, gli altri sono perduti. Silenzio, siamo tutti bene. C'è tranne Strecato che è morto. Strecato è proprio l'hanno avuto. Aprite la porta. Vedi? Vi canto una canzoncina. No, no, nessuna canzoncina. Quello lì parla simile a Strecato perché è stato mangiato. Strecato è all'interno. Se l'è messo dentro il marsupio. Sì, sì, tutto aggrovigliato. L'ha marsupiato. L'ha marsupiato di brutto, ma con una cruenza. Regalini per i bambini. No, questo qua va abbastanza. Aspetta, questo qua va abbastanza. Non so regalini. Basta. Smettila subito. Oh. Questo era terribile, tutto il tempo che mi ciula i regali, li nasconde, fa casino. Hai fatto bene ad ucciderlo. Mai più una festa di compleanno. Ma ti dico neanche dove se l'hai infilati quei regali. Infatti non li voglio più. Allora vai via. Cantiamo insieme. Lo flescio con la torcia così. No! Ah, gli dà fastidio perché ha i sensori buggati. Toh, vai via, te. Voglio braccia. Voglio braccia, te le do io le braccia per nuotare come Tania Cagnotto. Andiamocene amici, basta. Andiamo via, possiamo scappare. Sono quasi le 6 del mattino, il mio turno è finito. Non me ne frega niente se sto posto, guarda, rimane demoniaco. Ma che mi inviti per la festa di compleanno, ci vai da solo, io non ci vengo. Hai ragione, questo posto è troppo tanti brutto. Tanti auguri. Aspetta, ci penso Franco. Io Franco. A Franco, buon sono Lion. Compleanno. Madonna che schifo, andiamocene amici. Andiamo via, basta. Andiamo che via. Posto brutto. Guarda, che c'è io ho un regalo, sono riuscito a portarlo via. Credo che sia quello di Anna, quindi tutto sommato chiudi va abbastanza bene. Porta, non c'entriamo mai più. Non voglio più tanta guarda, pizza. Mi scuso amici, pensavo che fosse una festa di compleanno tutta fatta bene, invece è stato un disastro. Però non tutto è andato male. C'è stata una cosa buona. Strecato è morto, Mario è morto e Stefano è morto. Molto bene. Ci siamo salvati solo noi tre. Infatti dai, i migliori. Se fosse morto anche Alex sarebbe stato perfetto. Però non si può avere tutto dalla vita. Va bene così, torniamocene a casa. Mi accontento anche perché ho questo bel regalo magenta.